Giulia Stabile, nota ballerina di Amici, ha recentemente risposto alle critiche sul suo sorriso. L'artista è spesso finita sotto i riflettori non solo per il suo talento, ma anche per un particolare dettaglio: lo spazio tra i suoi denti. La risposta della ballerina è stata esemplare, dimostrando una volta di più la sua forza e il suo carattere. Nonostante le continue osservazioni negative, Giulia non ha mai nascosto questo tratto distintivo, che lei stessa ha descritto come parte della sua identità. "Non hai i soldi per il dentista?" è uno dei commenti sarcastici che Giulia ha ricevuto. Tuttavia, lei ha scelto di non rimanere in silenzio. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che mette in evidenza proprio lo spazio tra i suoi denti, accompagnata da una didascalia che ha riscosso grande approvazione. 22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome trattino maggiore diastema che non chiuderò mai. Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita, questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po' di soldi per pagarsi il dentista? Anche se non lo dite in questo modo, ma ho preferito non essere volgare, che tanto saranno parole buttate al vento. Giulia ha quindi sottolineato come abbia imparato ad amare ogni parte di sé, inclusa quella che altri potrebbero considerare un difetto. È un messaggio di autoaccettazione e di resilienza, soprattutto in un mondo che spesso valorizza l'apparenza fisica sopra ogni altra cosa. La lezione agli hater è chiara. Giulia non permetterà che il giudizio altrui influenzi la sua autostima. Ha dichiarato: "Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica e non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare". Giulia Stabile ha trasformato un potenziale punto debole in un simbolo di individualità e sicurezza in se stessa. Le parole di Giulia sono un promemoria potente che la vera bellezza risiede nell'essere unici. Le critiche, specialmente quelle infondate e superficiali, dovrebbero essere viste per quello che sono: semplici rumori di fondo in un percorso personale di accettazione e amore per se stessi. Con la sua risposta, Giulia non solo si è difesa ma ha anche educato, sperando di cambiare la percezione altrui su cosa significhi veramente essere belli.